Ciao ragazzi, dalla splendida cornice di un'aula della nostra scuola, oggi ci soffermiamo su una figura di letterato che personalmente amo molto. Mi ha sempre incuriosito, mi ha sempre colpito questa personalità di cui vedete l'immagine, di cui vedete il ritratto, una personalità irrequieta, contraddittoria, oscura per certi versi, un carattere sensibile, fragile, che sente profondamente il cambiamento dell'epoca in cui vive, risente, potremmo dire, profondamente dei grandi, radicali cambiamenti dell'epoca in cui vive. Si tratta di Torquato Tasso. Il letterato che forse più può spiegarci con la sua vita, con gli eventi della sua vita, ma anche e soprattutto attraverso le sue opere, dicevo che più può spiegarci quale sia il rapporto difficile, veramente complesso tra il poeta cortigiano, il potere costituito, il potere della corte, ma soprattutto tra un letterato e il potere religioso, il potere della Chiesa, a cavallo tra il 500 e il 600, nell'età appunto della Controriforma. Eccolo Torquato Tasso, il cui viso, questo ritratto mi piace particolarmente, è quello spesso adoperato in tutte le letterature, perché da quel viso noi possiamo vedere, da quei lineamenti, quegli occhi leggermente scavati, quei lineamenti tesi, possiamo capire quanta tensione, quanta irrequietezza, quanto poco equilibrio ci fosse all'interno di quest'anima tormentata. Mi piace sempre accostare per comprendere la natura, il carattere, l'atteggiamento, gli atteggiamenti molto contraddittori di questo autore, di questo grande poeta, mi piace sempre accostarlo a Francesco Petrarca, e sicuramente sono molto lontani per indole, sono molto lontani per gusti letterari, per scelte letterarie, questo è certo ragazzi, però possono essere entrambi considerati spartiacque, ovvero metaforicamente spartiacque tra due epoche molto forti, molto intense, come il Petrarca chiude sicuramente, rappresenta la chiusura, la fine del Medioevo, della lunga e tormentata età medievale, con un nuovo gusto un nuovo gusto filologico per il testo, un nuovo amore per la cura della parola e quindi un gusto tutto umanistico, tanto che più volte abbiamo detto che il Petrarca è un pre-umanista, se non addirittura il primo degli umanisti, pur inconsapevole. Bene, allo stesso modo, quindi Torquato Tasso rappresenta la fine di un'epoca splendida che è stata quella umanistico-rinascimentale, con i suoi valori immensi di libertà e di indipendenza dell'uomo che ora guarda Dio non come un essere supremo che lo schiaccia e da cui dipende, ma come semplicemente un prolungamento della propria fede. Perché sa, l'uomo rinascimentale sa benissimo che in lui che può essere iscritto nel cielo e nella terra, quindi che è un essere perfetto, in lui coesistono elementi umani e divini anche, e che l'uomo è bastevole a se stesso e tutto può in questa natura, all'interno di questa natura che può plasmare. L'umanesimo riceve uno scossone fortissimo quando la Chiesa reagisce alla riforma protestante, al calvinismo, attraverso appunto la Controriforma e attraverso lo strumento del Tribunale della Santa Inquisizione. Benissimo. In Tasso noi troviamo proprio questi due elementi, questi due momenti. Tasso viene formato in università
dove, come quella di Urbino, poi ancora come quella di Bologna, di Padova, università all'interno delle quali avrà una formazione umanistica profonda, meravigliosa, tormentato tra i grandi valori dell'umanesimo di cui si farà sempre e comunque portatore e invece le tensioni, l'ansia, l'irrequietezza che gli derivarono dall'età della Controriforma, dal rapporto con la Chiesa. Benissimo, io vado via e insieme, ecco, insieme attraversiamo un po' gli eventi della vita di Torquato Tasso molto velocemente. Torquato Tasso nasce a Sorrento, ragazzi, nel 1544. Suo padre però viaggiava di continuo per le sue attività di cortigiano, quindi spesso partiva per le sue missioni attraverso l'Italia. A un certo punto fu costretto a seguire il suo signore Ferrante Sanseverino nell'esilio in Francia, lasciando appunto Torquato Tasso, suo figlio, con sua sorella e sua madre a Sorrento. Ben presto però la madre del Tasso insieme ai due figli si trasferirono da Sorrento a Salerno per poi trasferirsi definitivamente a Napoli dove, attenzione, questo è un passaggio molto importante, il Tasso frequentò le scuole dei Gesuiti. Noi sappiamo benissimo che l'ordine dei Gesuiti, l'ordine della Compagnia di Gesù, decise di utilizzare come strumento di lotta alle eresie la cultura, quindi una primordiale forma di didattica organizzata, mirabilmente organizzata, benissimo. Nel 554 il Tasso fu decise di raggiungere il padre nel suo esilio a Roma, ma in effetti avvertì con grande dolore la separazione della madre che, ahimè, due anni dopo, nel 56, morì. Questa morte purtroppo in effetti lasciò un'ombra fortissima sul Tasso, il quale si interrogherà per tutta la sua vita sul perché di questa perdita. Al seguito del padre, il Tasso si spostò in varie corti d'Italia, a Bergamo, a Urbino, a Venezia, e ricevette un'educazione umanistica e completa attraverso i suoi studi presso l'Università di Bologna e di Padova. Il 565 è una data fondamentale. Il Tasso entra a servizio del cardinale Luigi d'Este e successivamente di suo nipote, il duca di Ferrara, Alfonso II, e inizia per lui sicuramente una fase della sua vita molto felice, molto gioiosa, perché la vita del cortigiano gli riserva onore, protezione e soprattutto gli offre una completa tranquillità economica. Tanto che intorno al 1574 si dedica alla stesura di un dramma pastorale che è appunto La Minta, cui dedicheremo una lezione a parte insieme alla Gerusalemme liberata, poi rappresentata nel 1575. Nel 76 presenta al duca il poema sulla prima crociata. Lo ha composto parallelamente, contemporaneamente alla Minta, ma ahimè, se la Minta gli aveva dato grande gioia, se la composizione della Minta era stata fluida, non così fu per la Gerusalemme liberata. Gli studi che lui fece per approfondire gli argomenti che poi dovevano essere quelli della Gerusalemme, ahimè, gli crearono dei fortissimi dubbi letterari, degli scrupoli religiosi profondissimi, ragazzi, che lo spinsero addirittura a sottoporre l'opera al giudizio non solo di molti critici, ma addirittura si auto denunciò, tra virgolette, al Tribunale della Santa Inquisizione, inviando di continuo passi della Gerusalemme perché questi venissero analizzati e appunto nell'attesa che potessero essere trovati dei passi ritenuti eretici. Li inviò al Tribunale di Bologna, ma addirittura anche a quello di Ferrara.
Fu sempre assolto da quest'autodenuncia, non fu mai trovato nessun passo che potesse rispondere ai requisiti di eresia, ma le assoluzioni non soddisfano il Tasso, il quale si dedica a un certo punto ad un'ulteriore attività disperata di revisione del poema, di tagli, di angosciate trasformazioni. E questo, ahimè, come potete vedere dalla mappa concettuale, fu l'inizio di una serie di manifestazioni di segni di squilibrio mentale, tanto che a un certo punto il poeta volle abbandonare, si sentiva talmente colpevole che volle abbandonare la corte di Ferrara e iniziò a spostarsi da una corte all'altra. Iniziò un frenetico percorso di ricerca di luoghi dove potesse sentirsi sereno, ma anche di luoghi che gli giungevano dal suo immaginario poetico, magari incontrando nella preparazione dell'opera della Gerusalemme, appunto. Arrivò, vediamo sempre, seguiamo la mappa concettuale, torna a Ferrara nel 1579, appunto in occasione dei festeggiamenti per il matrimonio del duca Alfonso II. Ma il duca, che era immerso nei preparativi delle terze nozze, ragazzi, non gli manifestò tutta questa attenzione, tutto questo interesse che il Tasso si sarebbe aspettato, e quindi all'autore sembrò di non essere riuscito a riconquistare quelle condizioni di privilegio che aveva in precedenza, come per esempio il diritto di sedere alla stessa mensa del suo signore o addirittura l'importantissima posizione che aveva avuto in passato di storiografo di corte. Quindi, offeso e estremamente impaziente, il Tasso, proprio nel pieno della festa dell'11 marzo, la festa in occasione delle nozze del duca, inveisce contro il duca, che lo fa a questo punto rinchiudere nell'ospedale di Sant'Anna, dove il Tasso rimane per ben 7 anni. Dietro questa decisione, ragazzi, del duca d'Este, Alfonso II, c'erano sicuramente delle motivazioni di carattere politico. Rappresentavano gli scrupoli che il Tasso continuava ad avere, gli scrupoli religiosi attiravano troppo l'attenzione da parte del Tribunale della Santa Inquisizione, attiravano troppo l'attenzione sulla Corte Estense. E la Corte Estense in realtà da tempo era in odore di eresia perché c'erano state delle correnti di simpatia per il calvinismo sostenute appunto dalla madre del Duca d'Este, Renata di Valois. Quindi è importante per il Duca d'Este, per il Duca Alfonso II, allontanare il Tasso, perché in questo modo si allontanano i sospetti di eresia. Ed ecco che, ahimè, nel suo soggiorno a Sant'Anna, da una lucidità irrequieta, piena di contraddizioni, che aveva caratterizzato la sua vita fino a quel momento, ecco che sovraggiunge la follia. Il Tasso vive i primi 2 anni di severa segregazione, un'autosegregazione, poi a un certo punto ottiene il permesso di passeggiare, di ricevere delle visite di amici e anche sempre un numero sempre maggiore di ammiratori, perché nel frattempo le notizie su questo poeta così contraddittorio si sono diffuse, quindi tanti ammiratori lo raggiungono nell'ospedale di Sant'Anna. E intanto accade però, mentre il Tasso alterna momenti di lucidità, momenti di vera follia caratterizzate da allucinazioni e da febbri con delirio, intanto viene realizzata la prima pubblicazione nel 1593, viene pubblicata la Gerusalemme, nel 1580 viene pubblicata la Gerusalemme liberata senza il consenso del poeta, e questo sarà un nuovo colpo, un colpo terribile che gli viene sferrato. Il duca Alfonso, proprio perché il Tasso è divenuto estremamente famoso, ha una claque di ammiratori, di intellettuali che davvero lo amano,
e che fanno delle forti pressioni, esercitano delle pressioni sul duca, Alfonso d'Este decide nel 586 di liberarlo, e da qui iniziano delle nuove lunghissime peregrinazioni che lo portano in tutta Italia alla ricerca, ragazzi, ancora una volta di onori da parte dei vari duchi e anche di vantaggi economici che, ahimè, ha perso durante gli anni di Sant'Anna. Sono questi gli ultimi anni della sua vita in cui compone in maniera quasi febbrile rime, dialoghi, rivede le sue opere giovanili, si dedica ad opere di argomento religioso. Nel 593 addirittura viene pubblicata La Gerusalemme conquistata, che dedica ai suoi nipoti Cinzio e Pietro Aldobrandini. Muore nel 1595, ahimè, a causa di una grave malattia che lo costringe ad un ulteriore ricovero, questa volta nel convento di Sant'Onofrio a Roma. Bene, ci siamo attraversando, in effetti, ragazzi, attraversando le vicende della vita del Tasso, ci siamo resi conto come in qualche modo i turbamenti della psiche, i turbamenti dell'anima con il Tasso sono entrati di diritto nella scena della letteratura, e come la follia di un autore, di un letterato, di un cortigiano, le sue inquietudini che si trasformano appunto in follia, in delirio, siano diventati un nuovo modo per reagire fondamentalmente ad un mondo che è estremamente cambiato, ad un'epoca, quella della Controriforma, che ha calato un velo oscuro sulle corti, sulle gioiose, opulente, festanti corti dell'umanesimo. La corte stessa, ragazzi, non è più ciò che era durante il 400 e il 500. La vicenda umana e culturale di Torquato Tasso, ragazzi, quindi, concludendo, appare ispirata proprio dalla contraddizione e dalla crisi. Una crisi che è sicuramente personale, perché il Tasso non se ne fece mai una ragione della morte di questa madre. Una morte che per tutta la vita continuerà a tormentarlo, in quanto il Tasso non ha mai risposta del perché questa madre, non si è mai data una motivazione, probabilmente non l'ha mai voluta trovare, del perché di questo distacco, di questo abbandono. Ma sicuramente questa crisi, che è al tempo stesso, dicevamo, personale, è anche la crisi, ragazzi, di tutta un'epoca in cui, dicevamo all'inizio della lezione, i valori umanistici e rinascimentali si incontrano e si scontrano con i nuovi modelli culturali e ideologici della Controriforma. Tasso è nutrito, ragazzi, della cultura umanistica assorbita nella raffinata atmosfera di Urbino, ma al tempo stesso aderisce alla Controriforma perché sa che è un obbligo. Anche il rapporto, dicevo, con la corte, che era sempre stata percepita dai cortigiani del 400 e del 500 come un porto sicuro, e dallo stesso Tasso era inizialmente concepita così, un luogo dove egli poteva avere risposta e anche protezione dalle tante insicurezze, dalle angosce risalenti all'infanzia, alla corte non è più luogo sicuro. E quindi torno da voi, ragazzi, eccomi qui, dicevo, un animo che già probabilmente nasce tormentato, in quanto molto sensibile, molto fragile, un animo che manifesta nel corso della sua vita questa propensione fortissima al sospetto, a questa tendenza a vedere in effetti ovunque, ragazzi, misteri, congiure nei confronti di se stesso, nei confronti del Signore per il quale opera, purtroppo è la metafora del Torquato Tasso, ecco, per questo a me piace moltissimo, lo trovo veramente significativo. A questo punto
È la metafora dell'irrequietezza, ragazzi, e della follia di un'epoca sulla quale, dicevo prima, la Controriforma ha calato un velo. Le corti non si sentono più libere, sentono il dovere di dover in continuazione dimostrare di non essere in odore di eresia, di non essere in odore di scorrettezza religiosa, e quindi se i vari duchi, le varie corti hanno questo atteggiamento nei confronti della Chiesa e del potere religioso, e va da sé che i poeti, cortigiani, letterati non si sentano più tranquilli e siano continuamente attanagliati da rimorsi, anche potremmo dire, rimorsi di carattere religioso. Il Tasso sicuramente, vedremo che l'Ariosto invece assumerà un atteggiamento completamente diverso, ma perché? Perché un'indole, un carattere, una natura, un'anima completamente diversa, l'Ariosto troverà rifugio invece negli affetti familiari, nell'immensità degli affetti familiari, proprio numericamente, che ebbe la fortuna di avere per buona parte della sua vita. Chiudo questa lezione, ragazzi, con una bellissima lettera. È questa la lettera, ve la lascio qui, potete trovarla tranquillamente su internet, o potete fermare il video appunto e leggerla da qui, o fare lo screenshot. In effetti è famosissima, è la lettera che dall'ospedale di Sant'Anna il Tasso invia Scipione, all'amico Scipione Gonzaga. È una lettera importantissima se noi vogliamo comprendere l'instabilità psicologica che ha determinato poi anche le grandi insicurezze di fondo nel suo lavoro di poeta. Pensate alla composizione della Gerusalemme liberata, ma è una lettera bellissima perché umanamente ci fa capire come il Tasso vivesse questa incapacità di instaurare con gli altri dei rapporti duraturi e stabili, perdonatemi, all'interno di tutti gli ambienti che aveva attraversato e soprattutto all'interno della corte ferrarese. Questa incapacità di instaurare rapporti duraturi lo fece soffrire, anche se non trovò mai il Tasso la vera motivazione nel non riuscirci, ma la vera motivazione stava proprio in quel dolore primordiale, iniziale, che era stato la perdita di sua madre. La vera motivazione in questa incapacità di stabilire rapporti sinceri e belli stava in quell'abbandono, tutto in quell'abbandono originario che noi abbiamo visto è stato la perdita della madre. Vi invito a leggere questa bellissima lettera, il cui incipit è significativo, emblematico. Ohimè, misero me, dice il Tasso, io aveva disegnato di scrivere oltre due poemi eroici di nobilissimo e onestissimo argomento, quattro tragedie delle quali aveva già formata la favola, e molte opere in prosa e di materia bellissima e giovevolissima alla vita degli uomini. Dice più giù, ma ora oppresso dal peso di tante sciagure, ho messo in abbandono ogni pensiero di gloria e d'onore, ed assai felice d'esser mi parrebbe, se senza sospetto potessi trarmi la sete dalla quale continuamente son travagliato, e se comuno di questi uomini ordinari potessi in qualche povero albergo menar la mia vita in libertà. Se non sano, che più non posso essere, almeno non così angosciosamente infermo, se non onorato, almeno non abominato, se non con le leggi degli uomini, con quelle dei bruti, almeno che nei fiumi e nei fonti liberamente spengono la sete della quale tutto sono acceso. Ecco, vi lascio con la lettura di queste splendide righe di una lettera inviata ad un amico, una vera lettera nella quale si sente l'angoscia di non essere accettato, la paura di non essere onorato, la paura di non avere più un sostentamento economico, la paura di non poter più essere accolto e di non poter più creare dei rapporti sinceri. Benissimo, ragazzi,
Mi auguro che questa video lezione di introduzione al tasso possa esservi utile. Vi invito a rivedere questi argomenti sui vostri libri di testo e ad approfondire la vita e soprattutto l'iter culturale di cui abbiamo parlato, di questo grande autore che ha portato la follia sulle pagine della letteratura. Buona giornata a voi e buono studio.